Ma io penso che fino a una settimana fa metteva tutti quanti insieme, anche la maggioranza e non soltanto il Movimento 5 Stelle, che a distanza di 24 ore smentisce se stessa. Il tema del superbonus a livello regionale mette in difficoltà oltre 500 imprese, migliaia di posti di lavoro, migliaia di famiglie che grazie al decreto vergogna e a quello che è secondo me una considerazione scellerata del Ministro dell'Economia Giorgetti, mettere in ginocchio da oggi a domani e mandare a casa tantissime famiglie, tantissime persone, tantissimi lavoratori senza giusta motivazione, perché gli stessi numeri lo smentiscono, è una follia. A questo punto il console romano, il nostro caro presidente Marsiglio, venga in consiglio straordinario a rispondere che cosa vuol fare, a dirci effettivamente questa volta se vuole stare al fianco del suo partito, a sostegno di quelle che sono le continue propagande di Fratelli d'Italia, Lega o Forza Italia, o almeno una volta dare delle risposte concrete agli abruzzesi. Noi ci aspettiamo delle risposte per gli abruzzesi. Lì dove ci dovesse essere l'impossibilità di tornare a cambiare direzione, di fare un'inversione di marcia su quello che è il decreto vergogna, ci potrebbero anche essere altre soluzioni che riguardano gli F24 dei privati e quindi si potrebbe ragionare anche in quella direzione, ma naturalmente va valutata con gli uffici, con la parte tecnica. Noi naturalmente abbiamo impegnato quelli che sono i debiti degli enti locali, trovando una soluzione, trovando una quantità infinita di risorse. Loro hanno fatto lo stesso perché hanno copiato il nostro provvedimento. La cosa che mi sorprende è che 24 ore dopo sono stati smentiti dalla loro maggioranza. Oggi non hanno più scuse. Oggi questa regione è una regione di centrodestra. A livello nazionale abbiamo il centrodestra. Voglio capire questa volta qual è il loro alibi. Intanto il ringraziamento al Movimento 5 Stelle per aver centrato un tema rilevantissimo. Ci occupiamo delle persone, di cittadini, imprese, delle famiglie che rischiano ovviamente di andare sul lastrico e soprattutto rischia l'intero comparto una grave crisi anche occupazionale. Questo è il punto che ci vede combattere insieme rispetto a una richiesta di consiglio straordinario che serva a stanare Marsiglio. E ovviamente contiamo di farlo anche dopo. Ma intanto Marsiglio oggi ci deve dire se sta dalla parte degli abruzzesi o dalla parte della Meloni. E ci deve anche spiegare il perché ha collezionato un disegno di legge, arrivando peraltro in ritardo rispetto al Movimento 5 Stelle, senza sapere che il giorno dopo Meloni stessa l'avrebbe smentito.